Stiamo a cuore al Signore Gesù, tanto, e ci conosce come noi conosciamo Lui, anzi, ci conosce meglio di quanto noi stessi possiamo conoscerci. Ai mercenari non importa chi siamo, importa cosa facciamo, quanto produciamo, quanto consumiamo, quanto siamo utili. Diventiamo merce di scambio per gli affetti, per i denari, per il tornaconto di coloro a cui siamo utili. Valiamo se serviamo a qualcuno, quindi di noi conoscono solo un aspetto che spesso ci mortifica, ci schiaccia, ci intrappola in un ruolo. Non così per Gesù, il buon pastore che chiama le pecore per nome. Ogni capello del nostro capo è contato, ogni nostro fiato conosciuto, ogni nostro passo osservato, non controllato, non sviato come anche in passato. Si diceva con quell'immagine orribile di un occhio che scruta da un triangolo, come se Dio fosse pronto a coglierci in fallo. Gesù ci conosce perché ci ama e ci conduce. Con questa straordinaria certezza iniziamo la nostra settimana, affrontiamo le nostre fatiche, possiamo compiere qualunque cosa, poiché siamo amati. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni gli Apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio, e quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo: Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine dicendo: Mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione. Un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i quattro capi e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione, osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: Coraggio, Pietro, uccidi e mangia. Io dissi: Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca. Nuovamente la voce dal cielo riprese: Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accadde per 3 volte, e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell'istante, 3 uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi 6 fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: Manda qualcuno a Giaffa e fa venire Simone detto Pietro. Egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: Dunque anche i pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore,
cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù, pastore buono e porta delle pecore, è un capo la cui autorità si esprime nel servizio, un capo che per comandare dona la vita e non chiede ad altri di sacrificarla. C'è una dimensione dell'esperienza cristiana che forse lasciamo un po' in ombra, la dimensione spirituale e affettiva. A volte razionalizziamo troppo la fede e rischiamo di perdere la percezione del timbro di quella voce, della voce di Gesù, buon pastore, che stimola e affascina. Oggi siamo invitati a non lasciarci distogliere dalle false sapienze di questo mondo, ma a seguire Gesù, il risorto, come unica guida sicura che dà senso alla nostra vita.